lì dietro per poi lasciarsi andare nel terzo 50, poi un assolo, un grandissimo ritorno, un'altra grande dimostrazione di classe da parte sua. La grafica ci porta sulla finale della gara regina, i 100 stile libero dopo 100 di Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti. Siamo al secondo momento di adrenalina pura per il nuoto azzurro. Ed eccolo che guarda indietro, guarda forse al passato, a tutte le occasioni che non è riuscito a cogliere Luca Dotto, esploso nel 2011 di fatto con quell'argento ai mondiali nei 50 stile libero e poi sempre lì in bilico tra diventare un grande e non riuscire a farlo. Quest'anno sembra l'anno in cui tutto prende il verso giusto, ha cambiato il suo atteggiamento, ha ottenuto una striscia di risultati veramente importante ed è qua da favorito. Si guarda intorno Luca Dotto e noi con voi allacciamo le cinture di sicurezza perché ci sono i califfi europei della velocità, a cominciare da Andrei Grekin, tempo di qualificazione 48,8 per lui, che è già stato sul gradino più alto del podio continentale in staffetta. Corsia numero 1, Jeremy Straviu, campione del mondo nel dorso per l'anno olimpico, si è girato a pancia in giù nello stile libero e comunque in ogni caso è un elemento che fa sempre paura. Glenn Sargelos, il belga, anche per lui in carriera un paio di podi europei in staffetta, sempre solido. Anche il connazionale Pieter Timmers, che ha impressionato in occasione del bronzo belga anche in questa edizione nella 4x100. E poi in corsia numero 6 il fresco campione europeo dei 200 stile libero, l'olandese Sebastian Verschuren, che però ha dimostrato di avere brillantezza e condizione anche nelle due vasche, pericoloso da tenere d'occhio, così come Velimir Stjepanovic, assetato di vendetta dopo aver perso i titoli europei nei 200 e nei 400 stile libero, cerca gloria nella gara regina. Clément Mignon, campione d'Europa ma in staffetta, ha impressionato in batteria in semifinale, sarà uno degli avversari da battere per l'azzurro, per il campione del mondo di Shanghai, per il vice campione del mondo di Shanghai dei 50 stile libero Luca Dotto. L'azzurro che dopo un periodo in cui ha continuato ad esprimersi a buoni livelli, beh, nonostante questo Luca non è mai riuscito a conquistare un podio individuale importante in carriera, oggi c'è l'occasione anche per lui per entrare nella storia e per diventare il re d'Europa. A tutto, velocità, continuità di nuotata, deve stare solo molto attento a tenere sciolta la sua bracciata, è lì il segreto. In finale i campionati italiani si è indurito e ha peggiorato in maniera netta, ha portato a casa il titolo in maniera decisa, ma il crono è venuto in prova solitaria. 96 il record italiano. Si ritrova per la prima volta in carriera nella condizione di favorito Luca Dotto, da valutare se la pressione giocherà un ruolo rilevante o meno. I brividi, le emozioni, l'adrenalina della gara regina, i 100 stile libero, la finale europea è cominciata con Luca Dotto in corsia numero 4. L'attacco parte subito veloce, per lui il passaggio sotto 23 non spaventa assolutamente, poi esce sempre molto bene dalla virata e lì inizia a spingere ulteriormente, sta nuotando ancora molto sciolto, si deve accorciare col sinistro in ingresso, 22,90. Dotto per un soffio davanti al russo Grekin che gareggia in corsia numero 8, quella più in alto nella vasca dell'Aquatic Center. Luca Dotto ha sempre un piccolo margine di vantaggio, prova l'assalto in corsia 5, Clément Mignon, Luca Dotto ai 10 metri al comando, qui deve spingere più che può, Luca Dotto è sempre davanti, è medaglia d'oro per l'Italia, Luca Dotto campione d'Europa, 48,25. È il quarto nuotatore azzurro di sempre a un europeo a salire sul gradino più alto del podio. Pucci nel 58, poi Lamberti nell'89 e poi Magnini l'ultima volta nel 12, mostra i muscoli Luca Dotto e fa bene perché è riuscito a creare qualcosa che pochi italiani nella storia del nuoto sono riusciti a concretizzare. Beh, questa è la gara che tutti vogliono. Questa è la gara che tutti ambiscono a vincere, la gara più prestigiosa,
quella del numero uno assoluto, e l'ha vinta con grandissima autorevolezza, soffrendo gli ultimi 15 metri, inutile nasconderlo. Si è vista cambiare la sua nuotata quando mancava poco all'arrivo e gli altri iniziavano a salire, ma oggi non si poteva tirarlo giù. Questa è una iniezione di fiducia enorme per un atleta che vale meno e l'ha dimostrato in diverse occasioni, anche qua agli europei, aprendo la staffetta in 48.0, ma oggi non era importante il tempo quanto portare a casa il risultato pieno e la vittoria di quelle pesanti per Luca Dotto, una vittoria che può cambiare realmente la carriera. Ragazzi, che giornata! Tre gare, tre finali e due medaglie d'oro. Paltrinieri negli 800 stile libero, Luca Dotto nella gara regina. L'Europa ha un nuovo re. A Debrecen Filippo Magnini era riuscito a conquistare il titolo. A Berlino fu Florian Manadou, nella vasca olimpica del Center il nuovo re si chiama Luca Dotto, incoronato con tutti gli effetti, gli onori e i crismi del caso, perché questo tempo, non il migliore della sua vita, 48.25, è comunque un riferimento al quale bisogna prestare attenzione. È un tempo buono e questo significa che lo standard prestativo di Luca Dotto oramai è acquisito. Dopodiché vedremo quello che succederà a Rio, quando Luca avrà completato il percorso di preparazione. Non doveva arrivare qua in grande condizione, si è scoperto competitivo, l'ha fatto aprendo alla grande la staffetta italiana e poi c'è questa vittoria, finalmente. E finalmente lo ascoltiamo da campione d'Europa in zona mista. Eh sì, c'è il campione d'Europa. Quanto vale questa vittoria, Luca? Complimenti. Guarda, adesso sto salutando i miei genitori che sono qui, che erano insieme agli zii a fare un po' di turisti questi giorni, e oggi hanno preso solo il biglietto della finale. E hanno fatto bene, infatti ho detto non sprechiamo questa occasione, perché gareggiare di fronte a loro mi emoziona sempre, è sempre bello. Tu hai emozionato tutti noi e chi ti avrà visto da casa, perché questa poi tra l'altro per te è la prima vera vittoria importante. Mi mancava questa medaglia, mi mancava la medaglia europea, e il miglior modo per iniziare comunque con le medaglie individuali è l'oro. Veramente, guarda, poi partendo, venendo qua, non pensavo di riuscire a nuotare subito così veloce, con questi tempi, con questa facilità, e sono veramente molto contento. Guarda, Luca, hai cambiato proprio il tuo atteggiamento, tu sei entrato in acqua e hai dimostrato un'autorevolezza che forse non hai mai avuto. È cambiato tutto da Riccione. Sì, è cambiata la testa, sono cambiato io. Anche oggi non ho sentito particolarmente male. Una volta entrato nel bordo vasca ero quasi come un automa. Ho un attimo sbracciato gli ultimi metri perché comunque mi vedevo avanti e lì mi è venuta la voglia di vincere, no? Quindi non ho molto pensato a come ho nuotato. Infatti il tempo è risultato un po' più alto rispetto a quello della staffetta, però l'importante oggi era mettere la mano davanti, insomma, dimostrare che anch'io sono un campione, insomma, ecco, perché finora ero sempre arrivato secondo, anche ai mondiali, e non avevo mai vinto qualcosa di mio da solo, e sono contentissimo, è il modo migliore per presentarsi, secondo me, all'Olimpiade. Aspetta un attimo. Prendiamo questo arrivo, stavo dicendo che è quello della prima semifinale dei 50 d'orso. C'è Carlotta Zofkova in corsia 8, che in una distanza non proprio sua soffre rispetto agli assalti al centro della vasca della Nielsen e della De Waard, che chiudono infatti prima e seconda. Carlotta Zofkova conclude ultima, quindi per lei peccato. Carlotta non ci sarà la finale di domani pomeriggio. Ora ci sarà un'altra azzurra nella seconda semifinale, Elena Gemmo, però nel frattempo continua pure, ci mancherebbe. Un'altra battuta con Luca, poi ci devi portare a vedere questa meravigliosa medaglia d'oro. Sì, poi tra l'altro c'ho anche un'altra staffetta con i ragazzi che... Chi ti ferma più adesso? No, infatti sono un po' male le gambe, però è un dettaglio, non mi ferma più niente adesso, quindi di sicuro ci rivedremo alla fine. Quanto sei felice? Guarda, Quanto sei felice? No, molto, molto. E volevo cogliere l'occasione per, insomma, dedicare questa mia prima vittoria al nuovo nipotino che abbiamo in famiglia, Carlo Alberto, di mia cugina Claudia, e mio cugino acquistato Andrea, lo saluto. Insomma, lo zio ha portato a casa una medaglia importante per lui oggi. Saranno felicissimi. Grazie Luca, a dopo. A voi, ci vediamo dopo. Si diceva...